Sentiamo. Unità 2, traccia 21. Francesco, che ora è? Luna, andiamo a mangiare. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Sono le 8:05 e cominciamo il nostro programma di musica e informazione. Dai Mario, sono le 6:35, siamo in ritardo. Scusi, signora, che ore sono? È mezzogiorno. Va bene. Che orario avete sentito? Come? Sono le 6:35. Sono le 6:35. Sì, molto bene, le 6:35. Un'altra? È È mezzogiorno también. mezzogiorno, va bene, un'altra? Sono la 8:05. Sì, molto bene, sono le 8:05, molto bene. Un'altra? Sono la 6:15, se non mi equivoco era. No, quella no. No, quella no. Solo ne manca una. Solo ne manca un orologio. Quale? 6:35. Sì, già, è già, questa. Le 3:35, molto bene. Solamente ne manca una. Quale sarà? Le 9. No, quella no. Fu la prima che non le intendi. Ascoltiamo nuovamente. Ultima volta. Solamente ne manca uno. Un orario. Unità 2, traccia 21. Francesco, che ora è? Luna, andiamo a mangiare. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Sono le 8:05 e cominciamo il nostro programma di musica e informazione. Dai Mario, sono le 6:35, siamo in ritardo. Scusi, signora, che ore sono? È mezzogiorno. Allora, quale orario manca? È la una. Molto È la bene. luna. È È l'una. luna. È l'una, questo. Perfetto. È l'una. Bene. Adesso completate la tabella. Luna e 10. È mezzogiorno meno un quarto. È mezzanotte. E mezzo. È mezzanotte e mezza. Che parola manca qui? In questo spazio, che parola manca? Molto bene. È l'una e 10. E qui le 4 meno 20. Che parola manca? Sono Sono, molto bene. Sono le 4 meno 20. Seguente. Sono 12 e 5. Che manca? Che parola manca qui? Le Sono le 12 e 5. Molto bene, molto bene. Ditemi per favore. Che ora è in questo momento? Che ora è in questo momento?
Sono le 8:43. Molto bene, sono le 8:43. Molto bene. A che ora inizia la lezione? Alle? Alle 8. Alle 8 e? E 30. Molto bene. Abbiamo tante opzioni, no? Posso dire alle 8:30. Posso dire alle 8:30. Posso dire alle 8:30. Tutte le opzioni vanno bene. A che ora finisce la lezione? Alle 10. Alle 10, molto bene. Perfetto, ragazzi. Ragazzi. Vedete, sono le 3:20. Come si scrive, no? Le 3:20. Sono le 8 meno un quarto. Osservate come si usa, no? Meno un quarto. E l'una e mezzo. O è l'una e mezza, si può dire anche. Sono le 2:05. Sono le 2:05. Va bene. Seguente. Leggete gli orari e fate dei mini dialoghi come nell'esempio. Va bene. Leggete per favore. Che ora è questa? Che ora è questa? Sono le 8 e 40. Molto bene. Questa? 9 e 9 e 20. 20. 20. Questa? Le 1. 12. Meno 12. Meno un quarto. Va bene, si può dire l'una meno un quarto o può essere le 12:45. Le 12:45. Uh-huh. Bene. Questa. Le 1:30. L'1:30. Le 13:30. Molto bene. L'1:30 o le 13. Bene, molto bene. Seguente, questo. Tre e cinque. Bravo. Questa. Quale? Sei. Sono le 6 e 15. Molto bene, sono le 6:15 o sono le 6:15. Le 6 e un quarto. Va bene. Prima di vedere il video, vorrei che vediamo la lettura, per favore, ragazzi, pagina 40 del libro. Andiamo a fare la lettura. Un minutino, vado a aprire la lettura. Vediamo, ragazzi, i mezzi di trasporto urbano in Italia. Vediamo i mezzi di trasporto urbano in Italia. Osservate. Dice, i mezzi di trasporto urbano. Leggete il testo e indicate le affermazioni corrette. Nelle città italiane, i mezzi pubblici più usati sono l'autobus, il tram e a Roma, Milano, Torino, Brescia, Genova, Napoli, anche la metropolitana. I passeggeri
Possono comprare il biglietto in tabaccheria, all'edicola, al bar o alle macchinette automatiche che sono nelle stazioni della metropolitana o ad alcune fermate dell'autobus. Inoltre, è possibile pagare l'abbonamento online o comprare il biglietto con il cellulare. I passeggeri dell'autobus e del tram devono convalidare, timbrare il biglietto all'inizio della corsa. Le macchinette per la convalida del biglietto della metro sono nelle stazioni. Va bene. Qualche parola nuova qui? In questa prima parte della lettura? Pubblici. Pubblici, pubblicos. Pubblico. Pubblicos. Un'altra parola? Ci sarà un'altra parola? Usati. Possono. Usadas. Dove dice usate? Più usati? Questo? Los medios públicos más usados. Los medios públicos más usados. Un'altra parola? Tabacchería. Tabacchería. Un lugar donde se vende tabaco. Possono. Però attenzione, non è che si venda tabacco, si vendono altre cose. Come voi osservate, non si vende solo tabacco, si vendono i biglietti, no? Dell'autobus, della metro, del tram. Qui si può comprare in una tabaccheria. Sì, che cosa, scusami? Quale parola? Possono. Possono, pueden, dove dice possono? Ah, ya. Los pasajeros pueden comprar el boleto. Los pasajeros pueden. Un'altra parola? Edicola. Edicola, edicola significa chiosco. En el chiosco. Un'altra parola? Abbonamento. Abbonamento. Esto es el abono, es decir, cuando uno paga un mes por algo, ¿no? La suscripción, algo así, la suscripción. Abbonamento, la suscripción. Inoltre. Inoltre, además. Inoltre. ¿Es igual que adesso? No, adesso es ahora. Ah, ya. Inoltre es además. Ya, va bien, adesso vediamo. ¿Qué dijo? Disculpen, el abonamiento. Suscripción. E questo è molto interessante, quello dell'abbonamento, perché uno paga, per esempio, 40 euro per un mese. E tu puoi salire in autobus, puoi salire sul tram, puoi salire sulla metropolitana con solo un biglietto. Perché? Perché hai pagato un abbonamento, no? È interessantissimo perché con 40 euro puoi passeggiare tutto il giorno e tutto il mese. Questo soprattutto aiuta moltissimo quando uno va a Roma, per esempio. Quando uno va a Roma, si compra un biglietto con l'abbonamento mensile e con questo abbonamento può salire, scendere, su qualunque mezzo di trasporto.
risparmi molto denaro. Risparmi molto denaro perché tu immagina pagare un taxi dal Vaticano alla Piazza Spagna. Dalla Piazza Spagna vai al Colosseo. Dal Colosseo vai al Foro Romano. Dal Foro Romano vai alla Fontana di Trevi. Quanto ti costerebbe se non avessi questo abbonamento? L'abbonamento aiuta moltissimo. Moltissimo, moltissimo. Soprattutto se tu vai a conoscere una città. Soprattutto una città grande, no? Come Roma, Milano, Torino. Sì? Aiuta moltissimo l'abbonamento. Va bene, un'altra parola? Non c'è? Macinete. Macchinette, macchinitas. Ah, macinete. Macchinitas. Va bene. Dice, hanno la metro. Tutte le città italiane. Alcune città italiane o solo Roma e Milano? Hanno la metro. A tutte le città italiane. No. Alcune? Alcune, solamente alcune città italiane. Algunas, ¿no? Quali? Roma, Milano, Milano, Torino, Torino, Brescia, Brescia, Genova e Napoli. Genova. È possibile comprare il biglietto? In tabaccheria, sulla metro o al supermercato? In tabaccheria. Molto In bene. tabaccheria. In genere, un passeggero dell'autobus deve convalidare il biglietto prima di salire, quando scende o quando sale? Quando sale o quando Quando scende? sale, molto bene. Quando sube. Sale significa sube. Ojo con eso, ¿eh? Quando sale significa quando sube. Molto bene. Importantissimo, per favore, convalidare. Convalidare. Se tu non convalidi, puoi ricevere una multa. Va bene? Non vale la pena. Non vale la pena non convalidare. Una multa che può essere, per esempio, 100 euro, 110 euro, e il biglietto ti è costato un euro, cioè per 2 o 4 euro non puoi rischiare di pagare 100 euro, no? Allora, quando uno sale sull'autobus deve convalidare. Importantissimo, per favore, convalidare il biglietto. Va bene. Adesso guardiamo le foto e facciamo questo cruciverba. Dice, numero uno, che cosa sarà il numero uno? Che può essere questo numero uno? Inizia con L e finisce in A. Las estaciones, como paraderos, algo así. Va bene, però come si chiama quello? La fermata. La Può essere, però dice con la L. E finisce con la A. Facile, in spagnolo lo sapete. estaciones. Línea. Linea. Va bene. Numero due. Che cos'è il numero due? Treni, Non è treno. autobus, Non è a auto. conto, no? Che sarà? Che sarà? Con quattro lettere, che può essere? Il tram. Tram, molto bene, tram. Il tram. Seguente. Biglietto. Numero 3, biglietto. B.
Biglietto. Molto bene. Numero 4. Che sarà il numero? Stazione. Bene. Stazione. Stazione. Bene. Seguente. Numero 5. Che sarà il numero 5? La maquinete. Sì, è la macchinetta, però per che serve? A cosa serve questo? Per convalidare. Molto bene, no? Per convalidare. Importantissimo convalidare sempre, sempre per favore. Numero 6, che cos'è il numero 6? Sì, questo sì lo sapete. Fermata. Fermata. La fermata. Bene. Numero 7, che cos'è il numero 7? Autobus. Numero 7, autobus, sì, molto bene. Autobus, molto bene. E finiamo con questo. Attenzione. Con queste lettere dobbiamo trovare un mezzo di trasporto tipico di Venezia. Come si chiama questo mezzo di trasporto? Vaporetto. Oh, molto bene. Va. Completate, ragazzi, completate nel vostro libro. Vaporetto. Vaporetto. Bene, ragazzi. Comunque vado a inviarvi la foto. Bene. Seguente. Il tempo libero degli italiani. Leggete e abbinate i testi alle foto. Numero 1. Il 50% degli italiani ama andare al cinema. Il 20% va a teatro. Che foto è? 1, 2, A, B, C, D, E, F, G. F. E F, molto bene. 1, F. Seguente. 2. Il 46% dedica il proprio tempo soprattutto alla famiglia. E. Molto bene. Numero 3. Il 29% fa sport, va in palestra, ama camminare, corre, va in bicicletta. H. Molto bene, H. Seguente, 4. Il 54,7% degli italiani naviga su internet o usa i social media. La C, molto bene. C. Seguente, 5. Il 28,8% guarda la TV.
La B. B, molto bene. Seguente, numero 6. Numero 6 che dice? Il 27,6% legge, ma la lettura è soprattutto femminile. Le lettrici sono il 37%, gli uomini il 20,8%. Sì, molto bene. Le ragazze leggono di più rispetto agli uomini. Interessante. Numero 7. Il 18% degli italiani fa lavori creativi, ad esempio giardinaggio. La G. Molto bene, la lettera G. E numero 8. Il 25% nel tempo libero preferisce stare con gli amici. Ah. Molto bene, 8A. Molto bene. Come sono i mezzi di trasporto urbano del vostro paese, della vostra città? Le persone usano più l'auto o i mezzi di trasporto? Allora, parlate ragazzi, come sono i mezzi di trasporto nel nostro Perù? Sono buoni? Omnibus. Va bene, autobus, va bene. Altro mezzo di trasporto? Il treno. Il treno. Il treno, no? Che è la metropolitana italiana, no? La metropolitana è il metro. O il treno elettrico, va bene. Un altro mezzo di trasporto? Los taxis. Come? Los taxis. Ah, va bene, i taxis, molto bene. Bicicletta. La bicicletta, molto bene. Al scooter che si è posto di moda. Sì, no, gli scooter, le moto elettriche. Molto bene. Numero 2. Quanto costano i biglietti dei mezzi pubblici nel vostro paese? Quanto costa un biglietto? Dipende, no? Quanto può costare un biglietto? Per esempio, dal centro di Lima a Miraflores. Quanto può costare? 3,20, diciamo così, metropolitano. 3,50, no? O 3,20? 3,20, credo che sia. 3,20, no? Va bene. Cioè, quello è il promedio, no? 3 o 4 soles. Va bene. Tu, quale mezzo usi per andare al lavoro? A scuola? Io uso l'autobus e la combi. Voi? La mia macchina. Ah, tu carina, la sua macchina. Altri? Sì. Altri ragazzi? Che usate per andare a lavorare? L'autobus. L'autobus, molto bene. Nel vostro paese, cosa fanno le persone nel tempo libero? Che fanno in Perù? Qui che abbiamo qualche esempio. Che cosa si fa in Perù? Bicicletta può essere? Poco. Poco? Cinema? Sì. Cinema. Giardinaggio? No. Che ne pensate? Giardinaggio? Guardare la TV. Guardare la TV, molto bene, guardare la TV. Altra attività, lettura. Passare il tempo con la famiglia, pues, no? Ah, va bene, il tempo con la famiglia, molto bene. Social. Social media. Sì, también. Sì, anche, no? Anche. Molto bene. Autovalutazione. Autovalutazione. Vediamo. Invitare. Sai invitare? Abbina le due colonne.
¿Con qué frase se invita? Andiamo. Ah, molto bene. Andiamo insieme. Insieme dal mare. Bene, numero. Dire l'ora. Dire l'ora. Molto Sono le 3:20. bene. Accettare un invito. Grazie, ma per tutto. Certo, perché no? Certo, perché Certo, no? perché no? Molto bene. Descrivere l'abitazione. Ha due Due camere, camere da letto, un bagno, bagno e cucina. E cucina. cucina. Molto bene. Rifiutare un invito. Grazie, ma Grazie, purtroppo ma non non posso. posso. Troppo. Abbina le domande alle risposte. Di dove sei? Di Roma. Roma, molto bene. Quanti anni ha Paolo? 18. Dove abiti? In via San Michele Michele 3. Tre. Molto bene, in via San Michele 3. Che tipo è? È È molto molto simpatico. molto simpatico. Dove lavori? In un edificio. Officina. In un In ufficio. officina. Ufficio. Vicio. Seguente, completa. Quattro preposizioni. Quattro preposizioni. I, molto bene. E Come? a Da. a Ah, molto bene. Per, molto bene, per, con, su, prima di sabato. Venerdì, no? Venerdì, molto bene. Dopo sesto. Settimo. Molto bene. Settimo. La prima persona singolare del verbo volere. Io Volo. voglio. Voglio. La prima persona plurale del verbo fare. Facciamo? Io. Molto No, bene. facciamo. 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 Bravi, molto bene. Scopri in orizzontale e in verticale le sei parole nascoste. Va bene, che parole trovate? Che parole possiamo trovare qui? Duemila. 2000, molto bene, 2000. Un'altra? Un'altra parola? Occhio. Occhio, molto bene, occhio. Occhio. Molto bene, un'altra? Testo. Sesto, va bene, sesto. Un'altra? Affitto, affitto. Affitto, molto bene, affitto, brave, molto bene. Un'altra? Era affitto. Alquiler. Alquiler.
cómodo. Cómodo, otra vez. O cómo también, porque es una ciudad, creo, ¿no? Ajá. Cómodo, otra vez. Me manca solamente una palabra. A ver, dice. Vengo. 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 Molto bene. E così abbiamo finito la seconda unità. E adesso andiamo, ragazzi, a vedere un video. Ma prima di vedere il video, andiamo a... prima di vedere il video, ragazzi, l'episodio si chiama Che bella casa. Nell'unità 2 ci sono queste parole. Ricordate cosa significano? Quali sono relative alla casa? Allora, qui, che parole sono relative alla casa? Appartamento. Molto bene. Un'altra? Balcone. Soggiorno. Un'altra? Soggiorno. Soggiorno, molto bene. Un'altra? Affitto. Affitto, molto bene. Bravi ragazzi. Appartamento, balcone, affitto, soggiorno. Che pagina è questa, professore? Ah, no, no, questo non c'è. Questo è il testo del video. Ok, ok. Non l'ho inviato. Adesso, attenzione, dobbiamo vedere il video. Dopo vedere il video, dobbiamo rispondere a queste domande. Però prima di tutto dobbiamo vedere il video. Per vedere il video, entriamo su italianenvivo.blogspot.com, dove dice attività video. E adesso andiamo a vedere che video tocca oggi. Che unità siamo? Abbiamo finito la seconda unità. Per questo dobbiamo vedere episodio 2. Attenzione, per favore, guardiamo questo video con molta attenzione perché dopo ci sono delle domande. Lorenzo, sono Gianna. Che piano? Primo, l'ascensore in fondo a destra. Va bene, grazie. Ciao. Come stai? Bene. Problemi per arrivare? No, nessun problema. L'autobus ferma proprio qui vicino. Ehi, ma è carino. Grazie. Non è in centro, ma almeno è tranquillo. È abbastanza grande come appartamento. Sì, per una persona va benissimo. Questo è il soggiorno. Carino! E lì c'è la camera da letto. Che disordine, Lorenzo! È vero. E qui il bagno. Che bella doccia grande, che bello! Ed ecco la cucina. Comoda, pratica, c'è tutto quello che serve. Proprio bella la tua casa. E c'è anche un bel balcone, come vedi. Senti, vuoi bere qualcosa? Un caffè? Sì, volentieri. Ma con questo bel tempo perché non usciamo? Beviamo qualcosa fuori? Che ne dici? Buona idea. C'è un bel bar proprio qui vicino. Perfetto. Andiamo allora? Ok. Ah, senti, però non posso restare molto tempo. Sai, tra 2 settimane ho l'esame e devo ancora studiare un libro di 300 pagine.
D'accordo, non c'è problema. Tanto io devo andare in palestra tra poco. Che ore sono adesso? Le 4:30, penso. Veramente sono già le 5. Comunque, beviamo qualcosa e tra mezz'ora sei di nuovo a casa. Facciamo anche un'ora. Prego. Grazie. È abbastanza grande come appartamento. Sì. Questo è il soggiorno. Con questo bel tempo perché non usciamo? Buona idea. Va bene ragazzi, cosa dicono i due protagonisti? Abbinate le parole ai fotogrammi come nell'esempio in blu. A dice carino, A carino, disordine. Beh. No, molto bene. B. Comoda. D. C. Grande. E la D. D. Soggiorno. Molto bene. No. B. Disordine. C. Comoda. A. Carino. Carino. Grande. A. Molto bene. Seguente, mettete in ordine le battute, poi scrivete accanto le battute di Lorenzo e di Gianna, accanto a quelle di Gianna come nell'esempio in blu. Se volete potete guardare di nuovo l'episodio. Allora, l'ascensore è in fondo a destra, questo è uno. Qual è la seguente frase? È la A. Senti, vuoi bere qualche cosa? No. No. Ah no, non sei che mi equivoco. Proprio bella tu casa. Molto la bene, tua no? Casa. Proprio bella la tua casa, molto bene. Poi? Adesso sì? Senti, vuoi bere qualcosa con me? Molto bene. E poi? Poi ti senti? Beviamo qualche cosa fuori, dice. Va bene, e poi? Non posso restare molto tempo. Sì, molto bene. E infine? Perfetto, andiamo allora. Molto bene. Che succede nella foto A? Mi sta dando la benvenuta, poi le dice. No, le sta dando la benvenuta. Ciao. Nella lettera, nella foto B, che succede? Ella se sorprende porque el apartamento es grande. Es grande. Carino. Bello. Carino, bello. El chi. El desorden. El desorden del cuarto. Disordine, ¿no? Nella D. Cucina. Van a beber qualche. Lees una invitación. Ah, sí, no, le invito a uscire. Molto bene. La letra E. Están saliendo. Uscendo, ¿no? Están uscendo. Sí. Molto bene. ¿Cuáles expresiones usan Lorenzo y Gianna para invitar y aceptar un invito? Frasi para invitar. ¿Qué frase usa Lorenzo y Gianna? Andiamo a beber cualquier cosa, creo que le dice. Ah, sí, molto bene. Andiamo a bere qualcosa. Per accettare, che dice? Buona idea. Buona idea, molto bene. Perché non usciamo? Che ne dici? Sì, volentieri, perfetto, buona idea, d'accordo. Molto bene. Adesso viene il quiz. Quiz.
Video quiz. Andiamo a vedere il quiz che tocca oggi. Allora, cominciamo. Siete pronti? Bene, bene. Per ogni domanda ci sono quattro risposte possibili, ma solo una è corretta. E dovete essere veloci perché solo il più veloce può rispondere. Ah, ovviamente anche voi da casa potete partecipare. Possiamo quindi iniziare il nostro gioco, Lo so io! Dunque, prima domanda. Se voglio prendere l'autobus, posso comprare i biglietti A, solo se ho i soldi, B, in tabaccheria, C, sulla metro, D, al cinema. Allora? In tabaccheria. Michela, Michela la prima a rispondere. B, in tabaccheria. Ma certo, in tabaccheria, brava Michela. Bene. Andiamo subito con la seconda domanda. Fotografia. Prima di viaggiare su un mezzo pubblico, mettiamo il biglietto in una macchinetta per A. Lasciare il biglietto. B. Lavare il biglietto. C. Convalidare il biglietto. D. Pagare il biglietto. Convalidare il biglietto. Convalidare il biglietto. Convalidare. Convalidare, giusto! Passiamo alla terza domanda. Lorenzo, sempre le ragazze rispondono. Sono due. Dai, continuiamo a giocare. Terza domanda. Di solito diciamo comodo e luminoso. A, per un autobus. B, per un appartamento. C, per un balcone. D, in un dialogo dell'unità 2. In un dialogo dell'unità 2. Per un appartamento. Michela! Un appartamento. Un appartamento, certo! Allora, quarta e ultima domanda. Lorenzo, dai, almeno una risposta me la devi dare, eh? Un amico ti invita a una festa. Quale di queste risposte non è adatta? A, con piacere. B, è una bella idea. C, mi dispiace, ma non posso. D, complimenti. 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 Lorenzo, finalmente! È una bella idea. Gianna? Complimenti. Complimenti, complimenti! Lorenzo! Adesso c'è la pubblicità, ma torniamo tra poco insieme con Lo so io! Restate con noi! Molto bene, ragazzi. Bene, abbiamo tempo, abbiamo ancora mezz'ora. Andiamo cominciamo la, sì, terza unità. Andiamo, per favore, che pagina è la terza unità, per favore? Ditemi che pagina è. Aiutatemi. 43. Pagina 43 del libro. Dice, in contatto. Va bene? In contatto. Allora, che cosa possiamo fare per mantenerci in contatto? Allora, che cosa si usa se, per esempio, tu vai a viaggiare in un'altra nazione, in un'altra città? Che cosa usi per mantenerti in contatto?
con la famiglia. Il telefono? Telefono. Va bene, molto bene. Un altro mezzo di comunicazione? Videochiamata. Sì, molto bene, le videochiamate, molto bene. Che altro possiamo usare? Correo elettronico. Ajá, la posta elettronica, va bene, la posta elettronica, va bene. Che altro mezzo di comunicazione usiamo? Per mantenerci in contatto. WhatsApp. WhatsApp, credo che sia il mezzo più usato, no? Il WhatsApp. Sì, certo. Il WhatsApp ci ha agevolato la vita, molto, molto ci ha agevolato. Perché uno può chiamare dal WhatsApp da Italia in Perù. Prima non si poteva, costava moltissimo chiamare, costava troppo chiamare. Adesso basta avere il WhatsApp e tu puoi chiamare, no? Tu puoi chiamare in Italia, puoi chiamare in Spagna, puoi chiamare negli Stati Uniti, puoi chiamare in Cina, puoi chiamare in qualunque parte, basta avere il numero del WhatsApp. Interessante. Allora, vediamo. Osservate, messaggi sul cellulare. Che foto è? 1, 2, 3, 4, 5 o 6? Messaggio sul cellulare. 5. Molto 5. Bene. Molto bene. Lettera. 2. Lettera. Sì, molto bene. Una lettera. Però, sì, la 2, molto bene. Email. Uno. Uno, molto bene. Social network. 3. No, 4. 4. Videochiamata. Videochiamata. 3. 3. 3, molto 3. Bene. Pacco postale. 6. Pacco postale. 6. Molto bene. La 6. Perfetto. Quale mezzo di comunicazione usate per la vacanza? Quando vai in vacanza, che mezzo usate? Il cellulare. Messaggio sul cellulare. Va bene. Situazioni formali. Email, certo, anche io uso email. Con il vostro migliore amico. Video chiamata. Va bene. In conversazione di gruppo. Conversazione di gruppo. È un Zoom. Va bene, una videochiamata, no? Con un collega. Che usi con un collega? Con un collega. Una videochiamata también. Puede ser una videochiamata, va bene. Un'altra? Correo electrónico. Email. Una email, va bene. La posta electrónica. Va bene. Un messaggio, va bene. Dialogo. Ascoltate il dialogo e indicate le affermazioni presenti. Allora, prima di ascoltare, che parola non conoscete? Uno, Gianna non riesce a inviare un video. Riesce, non può. Non può, no alcanza, no logra. Un'altra parola? Riesce es no logra. Logra solamente, riesce es logra. A
Allora, Gianna non riesce. Gianna non lo server, dice il serve. Server. Server, servidor. Servidor. Dell'internet, no? Consiglia. Aconseja. Consiglia. Aconseja. Un'altra? Gianna non sa dove è il bar Eden. Si capisce? Sì, no? Allora, adesso sì, ascoltiamo e voi indicate le affermazioni presenti. Dovete indicare le affermazioni che sono presenti. Unità 3, traccia 22. Che succede? Voglio inviare un video a mia sorella, ma è impossibile. Non è il tuo computer. C'è un problema con il server. Fra un po' arriva il tecnico. Ah, e come faccio? Ho un'idea. Durante la pausa pranzo puoi andare al bar Eden. C'è il wifi e fanno dei panini buonissimi. Buona idea! È il bar accanto alla posta, no? Sì, quello. Perfetto! Ma che dico? Non ho il mio tablet. E poi a 1:15 ho appuntamento con Lorenzo davanti all'università. Ah, ma lui ha sempre il portatile nello zaino, no? Bene. E il bar non è lontano dall'università. È vero. Posso incontrare Lorenzo al bar. Così inviamo il video e mangiamo anche qualcosa. Esatto. Mando subito un messaggio a Lorenzo. Grazie, Michela. Figurati. Va bene. Quali sono le affermazioni presenti? Che non funziona su computadora, che è una videochiamata. Sì, funziona, però non può che cosa? Ah, non può entrare, credo, no? Non può inviare, no? Non riesce a inviare. Non riesce a inviare. Qual è lo secondo? La seconda affermazione. Michela consiglia a Gianna per andare a un bar. Molto bene, no? Michela consiglia a Gianna di andare al bar. L'ultima frase qual è? De Lorenzo, che tiene un appuntamento. Le dice que donde estudia Lorenzo en la universidad hay un bar vecino. Sí y no. No, porque esta no es una afirmación que se trova en el diálogo. Esto no dice en el diálogo. Si habita o no habita vicino, no lo dice. Ah, perdón, no. Il numero 4 invece Gianna si sa dove è il bar Eden, si lo sa. Molto bene. Adesso, ragazzi, per favore, praticate il dialogo in gruppi, va bene? Bene, adesso dobbiamo rispondere a queste tre domande. Qual è il problema di Gianna? ¿Cuál es el problema de Gianna? Que tiene que enviar un video a su hermana. En italiano, dítelo, ¿cómo se dice en italiano? Un video a su sorella. Molto bene. No riesce a enviar un video. No puede enviar un video a su sorella. Bene. Perché Michela consiglia a Gianna di andare al bar Eden?
Che c'è al bar Eden? Che cosa c'è? Che è il wifi? Molto bene, il wifi. Dov'è il bar Eden? Dov'è il bar Eden? Dov'è? Cerca l'università. No, accanto alla posta. Accanto alla posta, molto bene, no? Al lato del correo. Accanto alla posta. A che ora hanno appuntamento Gianna e Lorenzo? A che ora hanno appuntamento Gianna e Lorenzo? All'una e un quarto. Molto bene. All'una e un quarto. Molto bene. All'una e un quarto. Molto bene, eccellente. Prendete appunti se voi state scrivendo sul vostro libro. Prendete appunti, per favore. Va bene. Adesso dobbiamo completare con al dei nello alla. Deve andare bar Eden. Deve andare al bar Eden. Molto bene. E accanto posta. E accanto alla posta. Molto bene. Numero 3. Fanno dei panini buonissimi. Buonissimi. Numero 4. Hanno un appuntamento davanti all'università. Molto bene. Davanti all'università. Numero 5. Qui abbiamo queste azioni, osservate. E nello zaino di Lorenzo. Va bene. Numero 1. Deve andare al bar Eden. Chi? Gianna. Gianna. E accanto alla posta. Che cosa è accanto alla posta? Il bar Eden. Il bar Eden. Fanno dei panini buonissimo. Al bar Eden. Molto bene, no? Al bar Eden. Hanno appuntamento davanti all'università. Gianna e Lorenzo. E nello zaino di Lorenzo. Il portatile. Molto bene. Il portatile è nello zaino. Che significa nello? Nello. En el. En el. E nello zaino di Lorenzo significa en el bolso de Lorenzo. En el bolso de Lorenzo. O en la mochila de Lorenzo. Molto bene. Oggi vedremo un poco le preposizioni articolate. Le preposizioni articolate. Quali sono le preposizioni? La preposizione a, la preposizione in, la preposizione di, la preposizione da, la preposizione su, la preposizione con, la preposizione per e la preposizione
Fra o tra? Quindi non lo dice il testo, però lo vado a scrivere. Fra o tra. D'accordo? Sinonimo di fra e tra. Va bene. Sinonimo di fra, tra. Bene. E con alcune di queste preposizioni, se si incontrano con un articolo, c'è una specie, sì, cioè, si articolano, no? Le preposizioni si articolano con l'articolo, cioè formano una nuova parola. Per esempio, a con il che forma? A con il che forma, ragazzi? Al. Bene. Con la? Alla. Alla. Con lo? Allo. Allo. Con i? Ai. Ai, molto bene. Con le? Alla. Con gli? Ati. Con la apostrofata? Molto bene. Prima di continuare, dobbiamo ricordare quando si usa il, quando si usa la, quando si usa lo, i, le, gli e la L apostrofata. Ricordate, quando si usava il, chi si ricorda? Quando il sostantivo era mas... masculino. Masculino. E iniziava con una con... sonante. Molto bene. Chi si ricorda quando si usava lo? Quando era masculino. Però in singular. Molto bene. Maschile singolare. Maschile singolare. Poi... iniziava con la, iniziava con la Z, GN, PS, PS, yes. S, più consonante, Y, e X, X, Y. Va bene, davanti a queste sì, davanti, nomi che iniziano con S con consonante, X, Y, Z, G, N, P, S, dobbiamo usarlo. Va bene. Allora, dobbiamo ricordare, ripeto, per il mercoledì, dobbiamo ricordare, mi raccomando, per favore, ricordate quando si usa l'articolo, in che occasioni, tanto il singolare come il plurale. Quando sto usando il, quando sto usando lo, quando sto usando la L apostrofata, quando uso gli, quando uso le. Va bene? Per il mercoledì. Io credo che con questo basta. Molto bene, ragazzi. Lasciamo qui. Ci vediamo il mercoledì. Per favore, mi raccomando, ricordate come si usa l'articolo determinativo.